Buongiorno a tutti, buongiorno! Allora, rapido video, notizia del giorno, sembra che a Roma si fiuti un'aria strana. Si rumoreggia che il nuovo partito del mitico, grande, fantastico Matteo Renzi, Viva Italia, o forse meglio dirlo, Nuova Forza Italia, praticamente stia con abile mossa, scusate il movimento ondeggiante ma sto guidando, con abile mossa stia cercando di accaparrarsi le idee di scontenti di Forza Italia e soprattutto scontenti del Movimento 5 Stelle. Perché quando si forma una nuova, tra virgolette, ma pur vecchia, formazione politica come quella renziana, che cosa succede in realtà? Che si percepisce the love is in the air, no? Si percepisce qualcosa che sta cambiando, e siccome X parlamentari ogni tot si devono lavare al loro interno per rigenerarsi sotto una nuova facciata politica, sta accadendo anche questo con la nuova formazione di Renzi. Praticamente al Senato ci sono all'incirca, oltre ai 13 annunciati, ci sono 7-8 persone ancora non definite come nome, ma penso che sia una questione di ore, che dovrebbero passare con Renzi, mentre alla Camera, ripeto, alla Camera si parla che addirittura una scissione nel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ergo, mi verrebbe da dire, la realpolitik ergo, che il buon Matteo, da buon democristiano, sta lavorando bene. È vero che lui ha dichiarato, oltre a tutto un discorso approfondimento sul perché, il dovere, il piacere, il godere, il futuro, gli asili nidi a zero e bla bla bla, ma lui sta dimostrando a buon democristiano di reclamare, raccattare una serie di delusi poi da cosa? Da delusi da loro stessi, delusi di 5 Stelle, delusi del PD, delusi praticamente di Forza Italia, che ormai è un'altra formazione politica che non ha identità, non ha futuro e tutto, e quindi, no, con un bel abile gioco di tagli e cuci, di mettere insieme questa nuova formazione politica che ha come step innanzitutto adesso la Leopolda con i famosi comitati civili, e dopo, sempre dalle parole del buon Matteo Renzi, come stamattina 19 settembre è intervenuta Non Stop News di RTL, un interessante approfondimento c'è stato, ha detto che lui praticamente farà quello che faceva quando si faceva chiamare rottamatore, prima di essere stato rottamato e riuscito di nuovo alla ribalta, cioè andrà di nuovo tra le fabbriche dell'Emilia, le fabbriche della bassa Lombardia, a dire io ci sono, io sono con voi, io sono con lì, io sono con là, io sono il nuovo che avanza. E quindi il renzismo esiste. Il renzismo esiste, ragazzi, per chi se non fosse accorto, il renzismo esiste. Il renzismo è quella malattia che si chiama Volta Gabbana, che praticamente permette a una serie di cristiani onorevoli senza onore. Tra 3 km prendi l'uscita 4 bis verso Calderara di Reno, aeroporto Marconi. Grazie, navigatore. Dicevo, permette a questa nuova formazione politica praticamente di rimpastare le nuove facce, no? Nuove persone, nuove facce, e quindi di darsi tutta una falsa ripulita e dire fantastico, noi ci siamo, perché noi siamo di Italia Viva, o meglio, viva l'Italia. Ciao!